Bruno, seconda puntata, l'atomismo animistico e la meta matematica. Robi difficili. Strane. Allora, come abbiamo visto, Bruno sostiene che l'universo è un infinito attuale, in quanto è presente in Dio come infinito attuale, è un infinito attuale. E questo poi, questa tesi ha una conseguenza cosmologica, astronomica, ovvero Bruno sostiene che appunto l'universo non solo è estensivamente illimitato, ma anche intensivamente infinito, cioè contiene infiniti mondi, infiniti sistemi planetari e quindi infiniti essenti, infiniti esseri viventi di tutti i tipi, di tutte le specie. Una tesi che era stata già di Cusano, ma in modo più moderato, perché Cusano aveva sostenuto che comunque l'universo è un infinito soltanto potenziale. Invece Bruno riprende non solo Cusano, ma anche Democrito, gli antichi materialisti, Democrito e Epicuro, perché loro invece avevano già sostenuto che l'universo è un infinito non solo pieno infinito, non solo estensivo ma anche intensivo, cioè già avevano sostenuto la tesi dell'infinità dei mondi, probabilmente li aveva anticipati addirittura Anassimandro, ricordate il successore di Talete, quindi addirittura il secondo filosofo nella storia della filosofia classica canonica. Però di Anassimandro abbiamo soltanto testimonianze indirette, mentre invece di Democrito abbiamo, e soprattutto di Epicuro, che riprende Democrito, abbiamo una testimonianza molto ampia di Lucrezio. L'avete studiato Lucrezio? No, in letteratura latina ancora no, non siete arrivati. Primo secolo avanti Cristo, il suo poema che studierete, De Rerum Natura, è una esposizione poetica della filosofia di Epicuro. Epicuro a livello della fisica, della cosmologia, riprende pari pari Democrito. Ok, Bruno legge, ha la possibilità di leggere il De Rerum Natura, perché viene ritrovato, era stato ritrovato nel 400 in uno scantinato di un monastero svizzero. Però questo aspetto cosmologico, ma anche astronomico, di Bruno non lo affrontiamo oggi, lo affrontiamo nell'ambito del prossimo argomento, la rivoluzione astronomica, perché appunto si inserisce in un processo che parte da Copernico, da quel Copernico di cui Bruno si fa sostenitore, e che passa attraverso Giordano Bruno. Quindi in questo senso Giordano Bruno è uno dei protagonisti della rivoluzione astronomica e quindi anche della rivoluzione scientifica moderna, di cui la rivoluzione astronomica è l'innesco, no? L'avvio. Rimandiamo questo discorso, invece affrontiamo l'implicazione fisica, no? Non propriamente astronomica, ma fisica, della metafisica di Giordano Bruno, ovvero appunto l'atomismo, innanzitutto l'atomismo animistico. Allora, atomismo, abbiamo detto, l'universo, la realtà è materia vita, è materia vivente. Questa materia vivente è costituita, secondo Giordano Bruno, da punti minimi dotati di dimensioni, indivisibili, con una forma precisa, sferica.
delle microsfere, microscopiche sfere, tutte uguali. Le quali, naturalmente, per dar vita a tutti gli esseri viventi, a tutti i corpi, si aggregano in forme diverse, in base a tipi diversi di ordine, di organizzazione, e queste forme da che cosa sono date? Sono date dalle anime individuali. Quindi, gli indivisibili, gli atomi, che sono gli elementi primi costituenti di tutti i corpi, sono aggregati in un modo piuttosto che in un altro modo, in tanti, in infiniti modi diversi, da infinite anime individuali. Ogni corpo ha una sua anima individuale, che ne è anche la forza motrice, ovvero quando Bruno propone questa sua nuova teoria atomistica, certo, da un lato si rifà Democrito e Epicuro. Democrito, appunto, aveva sostenuto, forse vi ricordate, aveva sostenuto che la materia è composta da parti indivisibili. Atoma in greco significa indivisibile, non divisibile. E aveva anche sostenuto che questi atoma, che questi indivisibili, hanno come proprietà intrinseca, costitutiva, il movimento. Allora, Bruno innanzitutto si differenzia da Democrito, perché per lui gli atomi sono tutti uguali, mentre per Democrito avevano forme diverse. E in secondo luogo si differenzia perché sostiene che sì, è vero che gli atomi hanno un loro moto, ma hanno un loro moto perché sono animati, perché hanno un motore interno. Il motore interno è l'anima che li organizza. In questo senso gli atomi sono centri di energia, sono sì punti, ma punti energetici. Che poi ricordano i quanti della teoria quantistica contemporanea. I quanti sono pacchetti di energia, quanti, cioè quantità minime di azione. Teoria quantistica, teoria dei quanti. I quanti appunto sono pacchetti di energia. E c'è un'altra affinità tra la teoria atomistica di Bruno e la teoria quantistica contemporanea, cioè l'idea che la realtà sia discreta, ovvero sia formata da tanti grani microscopici, lo stesso spazio-tempo. Lo spazio-tempo è un'aggregazione di ultraminuscoli quanti, di quanti di energia ultraminuscoli. -33 centimetri per quanto riguarda lo spazio, 10^-34 secondi per quanto riguarda il tempo. Quindi la realtà non è un continuum, la realtà è appunto un aggregato di grani ultraminuscoli, e sembra, quindi poi sembra un continuum, ma in realtà non lo è, sembra un continuum perché questi sono ultraminuscoli, perché i suoi grani sono ultraminuscoli. Bene, c'è una somiglianza con appunto la teoria atomistica di Giordano Bruno, però certo c'è anche una differenza, perché per Bruno l'energia che gli atomi sono, che i suoi atomi sono,
dipende da, appunto, da altrettante anime individuali che appunto sono il principio di organizzazione e quindi spiegano la molteplicità dei corpi, la molteplicità degli essenti, spiegano la loro differenza, perché altrimenti, capite bene, se dato che gli atomi sono tutti uguali per Bruno, a differenza che per Democrito, di per sé non possono spiegare perché l'albero è così e la nuvola è cos'ha. Allora che cosa spiega, no, le infinite differenze che ci sono tra tutte le cose? Le anime individuali, perché le anime individuali configurano tutte le cose in modalità diversa. Ah, cioè ti proteggi dal sole? No, una domanda, ok. Io non ho capito una cosa. Sì. Che Bruno si differenzia da Democrito perché appunto gli atomi sono tutti uguali. Togliti un attimo la mascherina. Perché sennò... per Bruno gli atomi sono tutti uguali, mentre per Democrito no. Per Democrito le differenze si spiegavano in base al fatto che gli atomi hanno tutte forme diverse. Ok. E poi non ho capito il secondo, cioè nel senso gli atomi hanno un loro moto perché sono animati dalla loro anima individuale. Sì. Ok. Mentre per Democrito... Per Democrito, Democrito assolutamente non parlava di anima. Ah, okay. Per Democrito l'anima è qualcosa di puramente razionale, quindi per Democrito non poteva esistere. Ok, grazie. Se intesa come un principio di organizzazione puramente razionale. Però in un certo senso anche Giordano Bruno sostiene che da un lato che le anime individuali sono sfaccettature dell'unica anima del mondo, lo sappiamo già, come per Plotino, quindi hanno comunque un principio unitario, sono infinite facce della stessa medaglia, e dall'altro lato sostiene, Daniele non ti senti bene? No, sto bene. Dall'altro lato sostiene che hanno anche una qualificazione fisica, ma speciale, quella che le fa coincidere con la luce, ma non la luce del sole, la luce divina. Secondo Giordano Bruno, l'intero universo è pervaso dall'anima del mondo, ovvero è pervaso dalla luce divina, è una luce originaria, è la luce, diciamo così, è una luce primordiale, fondamentale. Dunque, in questo senso, tutte le cose sono organizzate, tutti gli atomi che compongono tutte le cose sono organizzati, ordinati da anime che sono raggi della luce divina. Tutte le cose sono, per così dire, avvolti in raggi luminosi divini. I quali però anche passano da un'aggregazione a un'altra aggregazione, cioè mutano continuamente gli atomi che aggregano e i modi in cui li aggregano. Trasmigrazione delle anime, è la versione bruniana della trasmigrazione delle anime. Quindi in questo senso, questo spiega il divenire, il continuo mutamento, l'incessante mutamento di tutte le cose. Appunto, gli atomi che sono aggregati da un'anima individuale vengono abbandonati da quest'anima individuale, quindi si disgregano e poi si riaggregano in base a un'altra anima individuale, e in questo senso tutte le cose continuamente, perennemente nascono, cambiano, muoiono e rinascono,
ma rinascono sempre in forme nuove. Quindi da un lato la vita è mortale, dall'altro lato è eterna, perché muore ma continuamente rinasce, in base a un'incessante eterna trasmigrazione delle anime, raggi di luce divina. Dunque, in questo modo, spero vi sia chiaro, Bruno spiega sia la molteplicità, sia il cambiamento. Ma attenzione, spiega sia l'uno, sia l'una, sia l'altro, sulla base di una unità assoluta da un lato e dall'altro lato di una stabilità assoluta, di una invarianza assoluta. Perché? Perché comunque tutte le cose, tutti i corpi, tutti gli esseri viventi sono espressione, manifestazione, modi di un'unica anima del mondo, che a sua volta è manifestazione di un'unica mente, di un unico Dio, eterno, immutabile. Quindi al tempo stesso l'universo è assoluta unità e totale molteplicità, assoluta quiete, stabilità, invarianza e continuo cambiamento, continua variazione. Da un lato l'universo è qualcosa che non muta mai, è immutabile, dall'altro lato muta continuamente, incessantemente, freneticamente addirittura. L'universo è un brulichio di esseri viventi i più differenti possibili e i più mutanti, continuamente, rapidamente mutanti, eppure è anche un tutt'uno omogeneo, indifferenziato, è anche immutabile, eternamente immutabile. Come si spiega? Allora, bisogna a questo punto trovare una legge, un ordine, che rimane invariato nel cambiamento, nella variazione, nella differenziazione. Appunto per argomentare questa sua incredibile, paradossale, fortissima tesi, chiaramente Bruno deve poi fornire una legge di invarianza, una legge che attesti che nonostante questa totale differenziazione, questo continuo cambiamento, tutto avviene in base a una legge invariante, a un'equazione, tanto per parlare di matematica, a un'equazione unica che è sempre la stessa, che non cambia mai. E quindi chiaramente in questo modo possiamo capire, tenete presente che la teoria della relatività di Einstein è una teoria dell'invarianza. La legge di relatività, anche la legge della relatività generale, l'equazione su cui si basa, che è un'equazione molto complessa, in realtà è un insieme di 10 equazioni, ma comunque è un'equazione che stabilisce che qualcosa non varia al variare di tantissimi altri aspetti, che c'è un'invarianza, quella che viene chiamata banalmente teoria della relatività, e che
dai più viene creduta appunto una teoria relativistica, nel senso che tutto è relativo. In realtà è tutto il contrario. Infatti Einstein avrebbe voluto chiamarla teoria dell'invarianza, perché certo stabilisce che i moti sono relativi, ma trova qualcosa, un principio che è assolutamente invariante, tale per cui al variare dei moti però c'è qualcosa che non varia. Quindi è una teoria in realtà dell'invarianza. In questo senso Bruno cerca una teoria dell'invarianza e la trova in una meta matematica, o cerca in una, o crede di trovarla in una meta matematica. Cosa vuol dire? Non è la matematica, diciamo, di Euclide, non è la matematica, o meglio, non è solo la matematica scolastica. Per Bruno la matematica normale è, come dire, un'applicazione derivata di una meta matematica, di una matematica superiore. Che è tale, che è superiore, perché non è solo quantitativa, ma anche qualitativa. E se, secondo Bruno, se vogliamo trovare una legge matematica dell'invarianza dell'universo, non possiamo basarci solo su una formula matematica quantitativa. Anche da questo punto di vista, no, le equazioni di Einstein sono puramente quantitative. La legge di gravità di Newton, lo sapete, è puramente quantitativa, e per Bruno non sarebbe, naturalmente lui non le conosceva, ma se avesse potuto conoscerle non sarebbero state sufficienti. Perché? Perché secondo Bruno la realtà non è solo quantitativa, è anche e soprattutto qualitativa. Dunque, se una legge non sa spiegare anche la qualità, anche gli odori, i sapori, i colori, eccetera, eccetera, non è vero che riesce a spiegare la realtà, ne spiega soltanto un aspetto, è parziale, è astratta. Occorre una meta matematica, cioè una matematica che sia al tempo stesso quantitativa e qualitativa, ovvero che spieghi come la quantità si traduca in qualità e la qualità in quantità, che si basi sull'interazione, la corrispondenza fra proprietà quantitative e proprietà qualitative, e dunque spieghi veramente completamente la realtà, l'universo, il mondo fisico. E per cercare di costruire questa meta matematica, cosa fa Giordano Bruno? Beh, utilizza soprattutto la matematica pitagorica, che però, vi ricorderete, era stata anche ripresa da Platone nella sua teoria dei principi primi, ovvero l'uno e la diade, la dualità, l'uno, l'assoluta unità, principio di determinazione, la dualità, dualità tra infinitamente grande e infinitamente piccolo, dunque l'infinito indeterminato. Però secondo Platone, ma riprendeva l'antica dottrina pitagorica, l'uno e la diade interagiscono e producono i numeri ideali, la decade, che per i pitagorici, cioè i primi 10 numeri, la decade, la tetractis la chiamavano, che per i pitagorici era proprio, diciamo, la legge fondamentale, la legge matematica fondamentale del cosmo. Decade, la decade, no? La decina. Poi per Platone dai numeri ideali discendevano le idee, quindi il mondo delle idee è un derivato dei numeri ideali, che a loro volta erano derivati dell'uno e della diade. Allora Bruno, riprendendo questa antica teoria metamatematica pitagorico-platonica, appunto sostiene che
Il principio primo è la monade. In greco sapete monoposto, monopolio, uno, unità, un altro modo per dire unità, monade. La monade rappresenta naturalmente l'unità assoluta, Dio, Dio come unità assoluta, Dio insitus omnibus. E anche l'assoluta quiete, l'assoluta invarianza. La dualità rappresenta l'infinitezza indeterminata, estensiva. Che coincide in parte con lo spazio vuoto, ma quando Bruno parla di spazio vuoto, non vuol dire che non c'è nulla, vuol dire semplicemente che in quell'area, in quel luogo, non vi è presenza di atomi, però vi è sempre presenza di luce divina, vi è la presenza dell'anima, cioè della luce divina. È come oggi potremmo dire un campo elettromagnetico. Sapete che la luce è una vibrazione del campo elettromagnetico. Ancora non avete studiato l'elettromagnetismo? La forza elettromagnetica per la fisica attuale è una delle quattro forze fondamentali. Va bene. Cosa c'è? E così via. Dobbiamo finire. Buon sabato del Bonato. Grazie.